Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di WWE 2K19, sempre sulla carriera. Ci eravamo lasciati nell'episodio precedente in cui stavamo per iniziare il nostro primo match per il titolo degli Stati Uniti a Backlash contro Bobby Roode. Quindi iniziamo direttamente il match. Adesso ci sta presentando, diciamo, ma io andrei anche a saltare questa scena, perché voglio fare il match, appunto. Vediamo cosa ci mette da obiettivo. Il giocatore deve ottenere 2 vittorie su 3 per schieramento o sottomissione. Vi ricordo ragazzi che questo è un match 2 su 3, quindi è il meglio delle 3. Sono, da quello che ho potuto capire, dei match normali. Infatti sì, sono dei match normalissimi, che sono 3 match singoli alla fine. A meno che non ci dicano altre cose durante i 3 match, ma comunque per ora sappiamo che sono 3 match normalissimi. La cosa particolare è che Bobby Roode è abbastanza bravo come lottatore, quindi sarà abbastanza duro da battere. Però noi non ci facciamo intimorire, ovviamente. Noi dobbiamo andare a portare a casa questo titolo degli Stati Uniti. Allora ragazzi, da quello che dall'esperienza che ho avuto sempre per quanto riguarda i videogiochi della WWE, posso dire che il conteggio fuori può essere un'ottima via per vincere. Io intanto devo recuperare un po' di contrattacchi, perché al momento ne ho uno solo e non voglio averne solo uno. Io quello che vorrei fare è vincerne una, appunto, per conteggio fuori. Già siamo a 7, quindi vediamo come va. Già siamo adesso, arbitro conta per favore, siamo a 8, non ce la faremo, credo. No, infatti è rientrato sul 9, però comunque può essere un'ottima via di vittoria, perché alla fine, facendo verso il 6-7 una mossa finale fuori, potrebbe essere una buona idea per come vincere il match. Ok ragazzi, non so come ci siamo finiti qui, però ok, lui viene di nuovo e io glielo rifaccio, ok. Non so come uscire, però ok. Allora adesso sarebbe un'ottima idea per fargli una mossa speciale, no, non se l'è fatta fare, va bene, comunque non è un problema, dai. Dovremmo rientrare, altrimenti ci squalificano, però ok, il primo punto se l'è preso lui, ovviamente. Però adesso noi lo attacchiamo così. Come vedete, già lui ha il corpo rosso. Questo significa che già abbiamo fatto abbastanza danni per quanto riguarda il corpo del nostro avversario. Però lui ha già una mossa speciale. Anch'io ce l'ho. Quindi potremmo intanto già forse andare a pareggiare forse il conteggio. Vediamo cosa possiamo fare. Vediamo con lo schienamento se riusciamo a vincere questo match già da adesso. Ok, uno l'abbiamo potuto vincere. Ok, vediamo se mi fa fare anche la mossa finale e possiamo vincere tutto. Allora, la mossa finale me l'ha fatta fare. Vediamo se ce la facciamo con lo schienamento. Perfetto ragazzi, abbiamo vinto il titolo degli Stati Uniti d'America. Siamo nuovi campioni degli Stati Uniti. Adesso voglio vedere la celebrazione. Perfetto, vincendo il proprio primo titolo della WWE e sopravvissuto al combattimento contro Bobby Roode, Buzz ci è riuscito. Mi dispiace Bobby, però niente contro di te. Ragazzi,
Io direi che per questo episodio può essere già tutto, abbiamo visto già abbastanza. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre sulla serie di WWE 2K19.